come ben sai, io sono ligure, sono di Genova, e noi genovesi siamo un po' gente arcigna, cioè non siamo proprio una gente molto solare, così allegra. E proprio a Genova è stato fondato un nuovo partito, il partito estremista ligure, ce lo presenta stasera qua il fondatore, il nostro Andrea Di Marco. Applauso. Ah, è proprio qua il fondatore questa sera del partito. Buonasera Andrea, buonasera. Prego. Il nostro movimento. Andate proprio dritto, lei, neanche buonasera al pubblico. Il nostro movimento, un movimento politico il cui programma è molto ricco, corposo e si propone di arginare questa invasione ormai di proporzioni bibliche di queste genti invadenti che invadono le nostre terre, i milanesi. Queste genti che arrivano a luglio e agosto con la sono pretensiose, arrivano, vanno nei ristoranti e c'è la pretesa di trovare anche qualcosa da mangiare, no? Certo. Ormai a luglio e agosto è finito tutto, ormai abbiamo due toast, abbiamo, non so, un po' di salmone, due noccioline e via dicendo. Io sono qui ad invocare la ribellione al grido portatore di pace e giustizia che è inequivocabilmente Milano Suca. Beh, bene. Abbiamo anche un logo, se possiamo farcelo vedere. Guardiamo il logo. L'abbiamo comprato e l'abbiamo pagato. Eccolo qua, che bello. Col basilico in rappresentanza del di stampo escludente. Perché? T'ha mandato via. Perché noi abbiamo il belino inverso con i milanesi? Perché? I perché sono due. Primo, i milanesi sono gente che si danno importanza, no? Mettono l'articolo il davanti ai nomi maschili, il Serafino, il Giangi, il Giacomo, e a noi questa cosa qui ci ha rotto il belino. Va bene. Secondo, queste genti ogni weekend che viene si riversano a milioni e milioni e milioni nelle nostre terre, provocando centinaia di migliaia e migliaia di chilometri di coda. Ci sono dei tratti tra Spotorno e Vado Ligure in cui devono smaltire ancora code di 3 anni fa. Ma come lo può essere? Ancora lì che sentono isoradio di 3 anni fa, ancora questa gente qui. Pensa che è stato studiato che se un milanese di 50 anni gli togli tutto il tempo che ha passato in coda, diventa un milanese di 8 anni, certo, al netto della coda. Come Benjamin Button. Come Benjamin Button, non so chi è, però va bene. Va bene, vedo che è informato sui e fatti. Non è milanese Benjamin Button. Speriamo. Qual è il problema? Il problema sono due. I problemi. I milanesi sono portatori di abitudini malsane, come essere socievoli, affabili, parlare con la gente, cose molto lontane dalla nostra cultura, che è fatta di scontrosità e mugugno. Sì, non mi sembra. Se uno degli ingredienti principali del pesto è l'aglio, ci sarà un motivo. Beh, certo. Come decanter. Come decanter, sì. Esatto. Deve essere genovese quello. Secondo, i milanesi pipano la cocaina. Ma non tutti, ma non quando tutti. Sono piccini. Ma vabbè, ma non c'è niente di male. Piccini. Ma quando sono piccini, c'hanno un enzima che ci permette di metabolizzare la cocaina. Certo. No, i milanesi metabolizzano la cocaina. Sì. Un po' come i friulani che metabolizzano la grappa, o quelli dei call center della Vodafone che metabolizzano i vaffanculi. Ma no? Cioè proprio la metabolizzazione. Sta un po' generalizzando. Però questi milanesi partono e vengono da noi e iniziano a partire ed è pianura, no? Sì. Vanno, è pianura, e poi a un certo punto trovi la montagna, si inerpica. Allora, dico ai milanesi, ma non vi viene in mente che forse è proprio la natura che non vi ci vuole? Non è quello che... Poi questi qui scendono, arrivano da noi a contatto col clima subequatoriale che abbiamo noi, la zona lì. Iniziano a sudare, trasudano questa cocaina che si disperde nell'aere, no? L'aere. Contra le correnti ascensionali e va su nell'aria e viene introiettata dai nostri volatili. Tipo? Adesso noi abbiamo i gabbiani che non vanno più a pescare i pesci, vanno a chiedere 100 lire alle vecchiette così. E se non c'è, ti cagano in testa. Perché sono cattivi i gabbiani. 100 lire ancora chiedono. Sono gabbiani ancora di una certa età. Allora, cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare sono due. Le cose. Prima di tutto dobbiamo adire un iter democratico, perché ragazzi comunque la via pacifica è quella da preferire, prima di far fumare i cannoni, di l'artiglieria pesante, bombardare con i cacciabombardieri, no? Noi abbiamo deciso di fare un referendum abrogativo a livello mondiale per spostare Milano in Puglia. Tanto tre milanesi su 4 sono pugliesi. Ma certo questo. Poi dobbiamo agire a livello strutturale. Ovvero? Cioè ci sono due autostrade, no, che collegano la Liguria con Milano. Una è la A7, detta la Serravalle, e l'altra è la A26, detta la Gravellona Tocce. È allo studio una variante autostradale a livello di Ronco Scrivia che rabbocca praticamente la A7 che scende con la A26 che sale, così i milanesi quando scendono poi ritornano sempre strada nell'ambiente. Facciamo un giro. Questa è... Questo però...
ha un suo perché. Poi è chiaro che i tempi italiani No, fra 20-30 anni bisogna andare a recuperare, perché comunque i milanesi sono stronzi ma non sono biodegradabili. Va bene. Finirò con una frase. Ci tiene a puntualizzarla, esatto. Questa cosa. L'ha un po' conquistati con questa frase, devo dire. Finirò con una frase, li vedo proprio che sono dalla nostra. Sono piccini. Una frase di Leopardi che lasciò quando venne nel suo esilio in Liguria. Il sommo poeta. Lo dice il vento che scuote le foglie. Lo dice il sole che asciuga la spiaggia. Lo dice il saggio grattando la nuca. Ora qui è sempre Milano suca. Hasta la Liguria sempre. Hasta la Liguria. Piemontese. Andrea Di Marco. E il movimento integralista ligure. Andrea Di Marco. Tum, tum, tum. Selecta.